presidente, ti ringrazio dell'ospitalità e di tutto. Allora, problema, parte la stagione sportiva 2023-2024 in casa Rio Marina e il primo match di Coppa Toscana di terza categoria Rio Marina Campese, finito purtroppo 0-5, vede il Giannoni con le tribune chiuse, stadio chiuso, cosa che ha lasciato di sasso, delusi, arrabbiati i dirigenti del Rio Marina. Parla il presidente. Sì, io prima di tutto mi voglio ringraziare questi ragazzi per quello che hanno dato in questa partita, e congratularmi con la Campese, che sono stati veramente bravi, hanno meritato, però devo dire grazie anche ai miei ragazzi, perché sono ragazzi in gamba, insomma. Vedrai che andando avanti vedremo cose migliori. Però si può giocare un incontro di Coppa, non si può giocare un campionato senza nemmeno incassare quei piccoli 5 euro che servono per pagare l'acqua calda dal boiler e per ovviamente andare a contribuire alle piccole spese del Rio Marina, alle trasferte. Che cosa è successo? So che sei abbastanza arrabbiato con il comune di Rio Marina. Sì, la mia delusione è tanta, perché non pensavo a 73 anni di vedere una cosa del genere. Io sono già stato qui negli anni passati presidente, e abbiamo sempre fatto dei campionati bellissimi. Io non capisco il comune perché abbia firmato sto foglio con due righe cancellate. Ecco. E giustamente la federazione ci ha obbligato a rimanere a porte chiuse, con i cancelli chiusi. E per noi è un grosso problema, perché anche a livello finanziario ci andiamo a rimettere, perché anche oggi poteva entrare la gente, si poteva incassare qualcosa e supereremo poi le spese quando andiamo a fare le trasferte. Ecco. Ora domani sera avremo una riunione con l'amministratore, mi auguro che ci sia anche la presenza del sindaco, perché è colui che vorremmo dei chiarimenti, da lui, in prima persona, che vorremmo dei chiarimenti, il perché di tutto questo, perché noi siamo veramente sbalorditi, insomma. E la popolazione lo stesso, i tifosi, non è che l'abbiano presa bene, insomma. Speriamo di arrivare a fare un campionato dignitoso, però anche a porte aperte. Posso usare un termine, le male lingue o le male informate, ho captato che direbbero di un problema tecnico il campo, il sintetico del Giannoni, in caso di pioggia non assorbirebbe l'acqua. Non so se questo può essere il quid tecnico, la scusante, il perché o il per come, non lo so. Ma io, ascolta, io qui vivo qui a Rio Marina, vengo spesso al campo, anche quando piove, non l'ho mai visto arrecato il campo. Il nostro campo non l'ho mai visto alla gara. Posso parlare? Il vicepresidente alza la mano come si parlava a scuola per prendere la parola. C'è uno scolo perfetto. Assolutamente. L'anno scorso, l'unica una giornata di campionato, l'unico campo che abbiamo è stato giocato è stato qui a Rio Marina. Hanno sospeso le partite in tutti gli altri campi e non dico altro. No, allora, è perfetto il campo. Il campo di gioco è perfetto. Cioè, e non dico altro perché io ho 42 anni che vengo qui. Piove. Prima sì, ma ora proprio problemi di... Presidente, non dico che questa sia, io l'ho captato dai discorsi che giravano, ma voglio dire le previsioni meteo. La federazione lo sanno, che quella giornata abbiamo giocato noi e basta. Perfetto. Le condizioni meteo, la luna calante, appena calante, dice che per altri 10 giorni siamo così. Oggi c'è un incontro di Coppa, domenica c'è un incontro di campionato, il 15 sì. Fra 15 giorni. Si andrebbe avanti con lo stadio chiuso, non ha senso. Speriamo di no. Speriamo, ecco, per cui ragazzi, domani in bocca al lupo, sì. Riunione in comune. Io vi ringrazio, speriamo davvero di risolvere il problema, perché per noi sarebbe davvero un grosso danno. Perfetto, allora con questo ringrazio Zio Stix, Stefano Regini, le nostre telecamere, la nostra regia, ringrazio presidente e vicepresidente del Rio Marina, buona battaglia domani in comune, mettiamoci d'accordo, troviamo un accordo, perché così non si può andare avanti. Non dico che ci sia un'alluvione in corso dove ci siano dei problemi, ma il tempo è bello, il campo è bellissimo, l'atmosfera era bella, c'erano 47 spettatori oltre la rete, a 5 per 40 erano più di 220 euro. C'erano tutte le donne qui in fondo. Ecco, già, 300 euro entravano e ci si pagava la prossima trasferta, voglio dire. Bene, la linea torna ai nostri studi, vi ringrazio. Sindaco, per favore, ci dia una risposta e ci tranquillizzi tutti. Grazie, da Giannone è tutto, linea che va alla regia.